resistere alla fine massa. La Toscana resiste. La Toscana resiste. E stavolta è finita per davvero. Giù il Frosinone. Non c'è Samardzic che tenga. Peccato ci siano andati anche loro. Ma sti cavoli, non poteva retrocedere un uomo come Davide Nicola. Se non sarà oggi, sarà domani. Se non sarà domani, sarà dopodomani. Fra un mese, fra un anno, fra 5 anni. Chi riesce a perseverare nel tempo e con un'ambizione, con una sana lealtà, prima o poi raggiunge le cose. Incredibile, incredibile, le stava venendo infarto al posto loro. È stata una roba di batticuore, tanto che è stato Evan Dica col suo cuore, ricordando un mese fa quella partita sospesa che aveva permesso, tra i vari rimpianti, all'Udinese di perderla nei minuti finali. Tutto verrà in mente adesso a Caio Giorgio che sbaglia quel rigore a Reggio Emilia, a Daniele Rugani da Toscano che demolisce il Frosinone, una delle poche squadre che solo per questo avrebbe meritato di andare nella categoria inferiore, che ha perso 2 volte su 2 con la Juve e ci sono voluti 2 gol al 90esimo, quindi sarà anche nostra responsabilità. Ma all'Empoli, da quando era subentrato Nicola, con tutto quello che aveva fatto Andreazzoli, non poteva scendere. Una squadra che è diventata anche di una solidità incredibile, considerando quella che poi era un Empoli che con la Roma all'andata ne prese 7 e sembrava una delle squadre che potevano prendere il posto di quella che poi è diventata la Salernitana col tempo. Una partita dove c'è stato di tutto per non far segnare la Roma, i fuorigiochi, i millimetri, il gol inizialmente annullato da Cristante per un pezzettino di coscia, è quel che basta, quello che regaleranno a Fazzini che ce la stava per avere sulla coscienza, dove la partita era finita, dove il leggero gomito di Niang restituisce quello che sembrava potesse essere sufficiente per annullare il gol per il colpo preso da Christiansen dell'Udinese, che si accascia a terra per quel minimo contatto che, visto forse a velocità 0.1, gli ha permesso di togliere un gol. Non poteva che finire così, con l'Udinese che non può scendere in Serie B. E a sto punto, diciamolo, il prossimo anno assisteremo a una delle Serie A più settentrionali da quando esiste, anche perché il Catanzaro e il Palermo non salgono, scende il Frosinone, scende la Salernitana, sono rimasti soltanto Napoli, praticamente Joa a Roma è come diventato come Joa un tempo in Sicilia tra Catania e Palermo, Cagliari e poi sono tutte sopra l'Arno, come direbbe veramente qualcuno. Incredibile, praticamente chi sta letteralmente a Bologna nel giro di 2 ore si può vedere 13 trasferte d'Italia, quindi è una cosa incredibile, dalla più lontana che potrebbe essere Udine a destra, a sinistra Torino, Toscana, le hai veramente tutte lì, sale Parma, resta Udine, quindi ragazzi scende un'altra squadra. Teo, per l'amor del cielo, Mathias Soulé, cioè... Non sono contento di certo per lui e non sono manco contento perché perdiamo una squadra che insomma dai, per quanto riguarda Barenecea era stata ben disponibile, no, a trovare una piazza dove poterlo far crescere. Il Frosinone è morto nel girone di ritorno, c'è poco da dire, una delle squadre che aveva letteralmente fatto il nulla, e Di Francesco non è mai stato rimpiazzato, si è creduto fino alla fine in lui. E poi alla fine sono crollati i miti di quello che purtroppo è poi nel calcio, una squadra anche molto giovane, alla lunga non ce l'ha fatta ad averci gli uomini necessari per salvarsi. E arriva Danyang, che nella vita gli hanno tolto un palo, una qualificazione col Barcellona, proprio dal giocatore più casuale, estemporaneo, preso un po' come il Boateng al Sassuolo, un po' come letteralmente il Nani al Venezia, arriva il Niang, che magari rispetto a questi appena citati ha vinto un po' di meno nella sua vita, però santo Dio, guardiamo letteralmente il girone di ritorno che ha fatto il santo Dio Frosinone, 20 partite, 16 punti, perlomeno l'Empoli con questa 20esima va a 23 punti, che sono di più. L'Udinese con questa vittoria va a 20 giornate, 20 punti, e quindi diciamo che l'Empoli poi con quei 24 gol subiti nel girone di ritorno, che non sono da sottovalutare, non andrà in B la squadra che si è fatta riprendere più volte nel punteggio. Forse è stata la tanta abitudine e le tante volte in cui l'hanno preso in quel posto che per una volta l'Udinese ha saputo anche lavorarci bene quegli ultimi minuti a forza di soffrire, con Cannavaro che poi l'ha ripresa da quando è arrivato, se non è stata con la Roma, contro l'Inter.
Si era fatto prendere in realtà, per citare le partite dove avevano preso. Poi contro il Napoli, anche lì Kenan Davis si era visto che tipo di ragazzaccio è, preso anche lui dal campionato inglese, una punta particolare che poi fa il suo primo gol, che ricorderete molto bene. Maledetti fantallenatori, domani sarà un dramma fare pagelle, sarà un dramma riuscire a dare un voto a tutte queste squadre. Oggi tra l'altro hanno anche giocato per obiettivi diversi Atalanta e Napoli che per la prima volta nel 2024 fa un clean sheet, ma non gli basta perché stavolta non riesce neanche a segnare, quindi barzelletta dall'inizio alla fine, decima posizione. Se Conte si eccitava a vedere le squadre settime, a prenderle per poter dire peggio non posso fare, allora arrivando anziché nona, decima e non giocando neanche la Conference League, per quell'allenatore che sembra essere ufficioso, quando arriverà l'ufficialità mi troverete a fare un video, non c'è altro da dire. Fischi per Di Lorenzo, Osimhen se ne va senza neanche un minimo degno saluto, perché non è una cosa resa chiaramente ufficiale, lo è praticamente quasi al 300%, però non c'è stato praticamente molto per cui rendergli omaggio, e se ne va diciamo un po' come le sue ultime esultanze, molto silenziose, che già lasciavano intendere che c'era poco da fare, ma c'è stato anche poco da ricordare. Dall'altra parte tutti i romanisti che ce l'hanno con l'Atalanta, al di là di questa partita, perché poi ovviamente la Roma l'ha giocata anche con una concezione diversa. Non puoi avercela con quelli dell'Atalanta, ma non puoi minimamente, perché l'Atalanta ha fatto quello che ha fatto il Genoa, l'ha onorato fino alla fine sto campionato, e l'Atalanta vuole arrivare anche terza, se lo meriterebbe, perché hanno fatto un giro di ritorno di Cristo, anche perché voglio dire, dai, l'Atalanta dopo tre giorni riesce a essere così in condizione da fare tre gol al Torino, non una casualità, visto che insomma l'Atalanta ci sta abituando bene, ma non è una casualità vedere il Torino prenderne tre, demolire, vedere un Buongiorno uscire veramente danneggiato dal confronto con Gianluca Scamacca, che praticamente a livello di partecipazioni gol meglio di qualsiasi altro italiano nella storia dell'Atalanta, sorpassando i vari Doni, Floccari. Un Empoli che alla fine aveva messo in campo pure Tavano, pure Maccarone, pure Pucciarelli, pure Sarri, non lo so, pure Zielinski, era entrato pure Mario Rui, si dice che appunto i giocatori del Napoli non erano disponibili per la partita con Lecce, erano pure loro lì, pure Di Lorenzo, pure chiunque, tutti quelli che sono passati, il comune toscano regge sprofonda Frosinone, diciamo anche squadra che sin dai primi tempi già ti facevi due domande un po' su quanta gioventù e quanti nomi, sì, ma anche alla ricerca di farsela una carriera in futuro da altre parti, e molti prestiti poi vengono letteralmente così presi anche di infilata per un gol che arriva sul finale, ma diciamo la verità, Frosinone ci va molte volte vicino, c'è un grande Okoye laddove non c'è più una grande difesa l'Udinese, perché diciamo che l'Udinese si trova immischiato in quella lotta, avendo una rosa molto migliore, ma perché ha perso letteralmente un Rodrigo Becao, per dirne uno, che insomma negli anni la sua differenza l'ha fatta e come, non sarà stato un difensore di Cristo, ma per quella realtà, un giocatore che è stato accostato, se vi ricordate bene, anche al Napoli nella scorsa sessione di mercato, per andare a sostituire Kim, insomma, anche per prenderlo al suo posto, insomma, si erano fatti dei nomi. Alla fine il portiere in qualche modo resiste e poi segna il gol dell'Udinese. Non lo poteva fare Luca, non lo poteva fare Tobè, non lo poteva fare Samatic, non lo poteva fare Biol, avete capito? O lo poteva fare o lui o Cabasele o Camarà. Non c'è bisogno che vada a success. Lo dovevano fare loro, perché poi è la tradizione che anche ricorda quando l'Udinese abbia questa particolarità. Poteva far Cabasele, insomma, ho già detto chi è che manca un altro. Wallace, no, non c'era Wallace, quindi se non sbaglio lui proprio non poteva farci niente. Insomma, l'ha fatto e alla fine l'Udinese c'è anche qualcosa di più che comunque con l'Empoli ha trovato un gol all'ultimo secondo e che ci vuoi fare. Altra grande notizia per chi ovviamente ha questa maglia, questo colore, non tanto l'Inter, che vabbè, tanto avesse vinto non avrebbe superato il record di punti di Mancini, quindi si ferma a 94, e comunque io, avendo tutti i dati qui delle classifiche italiane, 94 punti in 38 partite vuol dire aver fatto meglio di tutti gli ultimi 12 campionati, eccezion fatta dei 102 punti e degli 95 dell'anno in cui la Juventus inseguiva, cioè scappava dal Napoli che chiuse al 91 al secondo posto, quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando comunque di tanta, tanta roba, con un Verona incredibile di Baroni, Gasperini resta. Questa un'altra grande notizia per il calcio italiano, perché ovviamente sì, si parlava di un Gasperini che sarebbe comunque rimasto in Italia,
Ma a quell'età, 66 anni, non ho mai visto un allenatore che, quando sta per avvicinarsi ai 70, gioca in una piazza talmente tanto pesante da poi veramente fatti manè e avere gli infarti, perché letteralmente io Gasperini a 70 anni, che lo vedo bisticcià con De Laurentiis, con tutto il popolo napoletano, io non l'amerò come uomo, però non lo disprezzo assolutamente come fa la maggior parte degli italiani. Posso volergli così male da voler andare in una piazza del genere? Ha fatto la battuta della moglie, l'amante, insomma, cioè, se per te l'amante dovrebbe essere il Napoli e la moglie e figli, cavolo, non perché tradire? Beh, so che ormai è diventata come percentuale di roba in Italia una roba molto che a cui farci l'abitudine per relazioni, insomma, e quant'altro, però davvero è tutto giusto così, è tutto tremendamente giusto così. La Roma non riesce con la media punti di Mourinho, che rimane come neo di questa stagione, a fare qualcosina di più. La Roma che poi si è spenta sul finale, questa partita io neanche la conto perché poi appunto non era rimasto più niente. Ovviamente, sì, facile parlare con i sé, facile parlare con i mamma, sembra abbastanza chiaro che De Rossi fosse subentrato un pochino prima, t'avrebbe potuto permettere di fare qualcosina in più per non dover sta a sperare che cosa, che l'Atalanta riusciva a fare questo e quest'altro. Quindi, è andata così, in Champions ce ne andranno 5, anche perché Atalanta, che vantaggio ci avrebbe avuto a andare alla Roma in Champions? Cioè, è una tua rivale, l'Atalanta lo sa che comunque non ha sempre tutte quelle chance che possono avere magari Inter, Juventus e Milan di giocarsi lo scudetto. Quindi, è sempre magico per l'Atalanta andare in Champions. Certo, per la gestione di Gasperini è diventata quasi un'abitudine andarci, però chi può essere una rivale? Una Roma. E perché io dovrei dargli dei milioni per costruirsi una rosa importante per poter far pensare al giocatore dall'estero che, se volesse, sceglie tra Atalanta e Roma? Ci può avere il dubbio perché entrambe giocano alla Champions, allora a sto punto vado a Roma. Perché magari sai il nome. No, è giusto così. Poi market pool, tanta roba anche legato a quello, meno soldi spartiti tra le varie squadre. E quindi magari hanno fatto anche il conto. Beh, forse è Benfica, non so se riuscirà a essere forte quanto la Roma che vuole costruire De Rossi. Via. Domani con tutto ci vediamo. Pacellone, bella.